Cari telespettatori della Tenda TV, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Estate Vittoriese, la rubrica che vi racconta eh, quelle che sono le iniziative che si svolgono a Vittorio Veneto nel periodo estivo. Come sempre, abbiamo eh, tanti ospiti qui nel nostro studio e in questa puntata andremo a parlarvi eh, di Santa Augusta. Allora, come eh, al solito, come ogni anno, la nostra emittente televisiva seguirà. I festeggiamenti di Santa Augusta, sia dal punto di vista più ricreativo sia dal punto di vista liturgico. e proprio eh, dal punto di vista liturgico che andremo ad analizzare il ricco programma eh, di quest'anno, perché, come sempre, il santuario di Santa Augusta, il famoso. Eh, santuario di Santa Augusta eh, ospiterà eh, celebrazioni eh, religiose, ma non solo. Allora, eh, nei prossimi minuti, grazie. Agli ospiti che sono venuti qui in studio, andremo a raccontarvi proprio eh, quello che sarà il programma 2019. Do il benvenuto a Gianni Carminati, a Don Michele Favret e a Camillo De Biasi, che eh, sono coloro i quali hanno eh, organizzato questo ricco ed interessante eh, programma. Beh, io darei subito la parola a Don Michele perché prima di addentrarci proprio anche nelle date e nel programma vero e proprio, facciamo così un attimo una panoramica su quello che è il culto di Santa Augusta, una santa, possiamo dire, amata dai vittoriesi, giusto Don Michele? Certamente Santa Augusta è una santa amata dai vittoriesi, dai serravallesi e da tutti i vittoriesi. Questo luogo è meta eh, quotidianamente, soprattutto nella buona stagione, ma non solo, di tante presenze di pellegrini che si recano in preghiera o per chiedere la grazia, oppure anche di visitatori per godere di, dello, del panorama particolarmente affascinante, oppure anche sportivi che frequentano questa zona. Eh, C'è un po' di tutto e veramente i vittoriesi salgono con entusiasmo, possiamo dire, al santuario di eh, Sant'Augusta. Eh, sappiamo che però, proprio nei giorni in cui si eh, festeggia la Santa, ricordiamo che il giorno della festa di Sant'Augusta è il 22 di agosto, eh, lì i numeri si fanno molto importanti e eh, proprio per questo mh, voi avete realizzato un programma dettagliato. Passerei il microfono a Gianni Carminati, che potremmo definirlo eh, un po' il Deus ex machina di tutto eh, questo fitto programma, anche perché lui si occupa anche dell'apertura eh, del. Santuario, e ovviamente è un lavoro silenzioso ma molto prezioso il suo. Detto questo, fatto questo preambolo, per cui mi odierà già, ve lo, di <ride> ve lo dico, e entriamo un po' nel dettaglio. Diamo un po' di appuntamenti ai nostri eh, telespettatori. Gianni, allora il programma che cosa prevede? Riassumendo, come mi hai presentato, si potremmo dire così: io sono il giovedì dell'occasione sempre in mezzo tutto zioba, zioba. Eh, possiamo zioba. dirlo in dialetto E zioba, zioba io ho fatto una, una condensa di, di numeri, li hai citati tu ma qualcuno li cito anch'io sei settimane di impegno 31 sante messe 24 al, al santuario e le altre nelle, nelle, nelle chiese o nei capitelli che ci sono in giro per Vittorio Veneto dedicati alla santa 13 cori una, una, la filarmonica di Lentiai, il coro di, di San Salvatore che chiuderà il tutto, quindi come numeri ci siamo impegnati, speriamo nell'ambito delle nostre forze e delle nostre risorse. Un aspetto importante che abbiamo affrontato è quello della liturgia, che ha avuto diverse risonanze. È stata liturgia l'aver affiancato come ci ha insegnato Don Michele, la celebrazione della vigilia con il triduo e con il vespro, quindi completeremo questa trilogia, diciamo, in onore di Santa Augusta. L'abbiamo ancora pensata quando abbiamo affrontato la prima Santa Messa. Ci hanno telefonato da Pulignano a Mare, in provincia di Bari, per sapere se il giorno 12 potevano una santa, celebrare una Santa Messa al Santuario. Sono qui in una cinquantina, sono ospiti sul Nevega dove c'è la chiesa dedicata alla Madonna, il santuario dedicato alla Madonna e vengono qui il giorno 12. Segue subito a Ruota, il giorno 16, da oltre cent'anni, anni la parrocchia di Colalbrigo. A suo tempo un Don Antonio, da Seravalle, meglio da Santa Giustina, fu trasferito a Colabrigo dal vescovo per la sua attività pastorale e da lì tramandò ai suoi, collab ai suoi collaboratori e a tutti i suoi fedeli il pellegrinato che veniva fatto ogni anno. C'è poi la Santa Messa importante, quella col Brasile. Ecco, ecco, allora. Eh, ci fermiamo un attimo e qui vale la pena sottolinearlo perché eh, già lo scorso anno eh, è iniziato una sorta di eh, scambio, possiamo dire, con una comunità del Brasile che adesso eh, appunto Gianni eh, ci citerà. Eh, già lo scorso anno eh, appunto dal Brasile hanno avuto modo di assistere eh, in una leggera differita alla trasmissione che proprio noi della Tenda TV avevamo fatto, come facciamo d'altronde ogni anno, della... Eh, Santa Messa al Santuario e nell'occasione dell'anno scorso eh, Monsignor il Vicario Generale, Monsignor Martino Zagonel aveva celebrato eh, diciamo, questa messa in due lingue, sia in eh, portoghese che in italiano, era stata una cosa eh, del tutto particolare. Quest'anno che cosa ci sarà, Gianni? Di diverso rispetto a quello che hai detto, ci sarà in diretta, non ci sarà più nessuna differita che consentirà anche a noi dopo la santa messa di dialogare con i nostri amici di Concordia e di essere interrogati anche da parte loro. Questo Ricordia. quindi il 18? Il 18 alle 15.30 per noi, 15:30 per noi che corrisponde alle 10.30. Per, in, 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 Brasile. In, in, in Brasile. E quindi ci sarà questa cosa particolare, poi sperando che la tecnologia ci assista, perché eh, cercheremo appunto di eh, dialogare appunto al termine, al termine della celebrazione. Quindi questa sarà senza dubbio una, una messa uh, del tutto particolare, una cosa da non perdere. Poi ci avviciniamo al giorno della festa, giusto? Il giorno della festa è pieno dalla mattina, alla sera comincia con la Santa Messa di Santa Giustina alle 7. Ogni le varie unità pastorali, le parrocchie della forania urbana si alternano fino alle 19 con l'ultima Santa Messa. Dopo, quella serata, se ci sarà una, un, un misto diciamo, tra intervento della pastorale della, della liturgica con quella del, del, con, la, con, la, con le attività promosse dal Comitato. Giorgio Fornasier, interverrà e canterà, quello che già lo conoscono, sul tema dei Santi e della sua esperienza fatta in Brasile anche da parte sua, quindi un bello spettacolo. Giorgio che... Fornagello, ricordiamo, eh, componente del duo dei Belumat, per tantissimi anni il glorioso eh, duo delle nostre zone. C'è poi un aspetto diciamo culturale e, e religioso che si concretizza in due avvenimenti Omaggio degli santi, della Santa Augusta. Mi piace evidenziare l'appuntamento di martedì 20 agosto alle 20.30 perché coinvolge una persona ben nota ai telespettatori e ai parrocchiani eh, di Santi Pietro e Paolo. Perché sarà il Vescovo Emerito di Pordenone, Sua Eccellenza il Vescovo Ovidio Poletto a presentare una conversazione sulla eh, let recente lettera del Papa, gaudete ed exultate sulla, sul tema della santità e la figura di Santa Augusta certamente ha qualche cosa, un messaggio importante anche eh, nei nostri giorni e il Vescovo eh, Poletto sicuramente avrà modo con il suo stile di sollecitare l'uditorio. Questo è riprova del fatto che non stiamo parlando solo di celebrazioni liturgiche, non stiamo parlando solo di sante messe, ma anche appunto in questo ricco programma eh, c'è anche dell'altro, c'è spazio anche eh, per questo tipo di approfondimenti. Gianni, abbiamo ancora qualche appuntamento da segnalare? Due, due, verso la fine del ciclo delle sei settimane. Abbiamo da segnalare il giorno 7, sabato 7 settembre. Alle ore 16 ci sarà una santa messa da parte dello Zumellese, abbiamo, siamo riusciti a co far coagulare quello che poi è venuto sul piano, piano politico-amministrativo, in comune di Tichiana, di Mel e di Lentiai. Celebrazione della Santa Messa, al santuario, canto da parte del coro e poi abbiamo chiesto alla Filarmonica di Lentiai di intrattenerti con le sue melodie in piazza Flaminio. La chiusura solenne, diciamo, con la, con la, per, col pellegrinaggio, domenica 15 settembre, la terza di settembre, con una novità anche qui, siamo riusciti a coinvolgere il coro San Salvatore, che penso tanti di voi conosceranno, con un piccolo particolare. Quando l'abbiamo chiamato non era ancora intervenuto il cambio di guardia da parte di don Andrea Sec. Quando le due cose si sono avvicinate tra di loro, quindi hanno coinciso, ho chiamato Don Andrea e gli ho detto Don Andrea, lei veniva poco a Sant'Augusto quando era a Seravale, adesso deve pagare un pegno, deve venire su con il coro. Si è messo a sorridere e ci ha detto di sì. Ecco, quindi questo è un po' il panorama eh, appunto delle celebrazioni. In chiusura, appunto, beh, diciamo che già Gianni Carminati ha dato già qualche input in proposito, ma chiedo a Camillo De Biasi di raccontarci quella che sarà la novità, possiamo dire, di quest'anno, cioè che tante celebrazioni saranno accompagnate da alcuni dei cori del nostro territorio, giusto? Sì, io sono stato convocato da Don Michele e da Gianni perché qualità di ex presidente dei cori della marca, potevo incontrarmi con loro e invitarli a celebrare liturgicamente qualche santa messa eh, su a Santa Augusta. Il periodo non è tra i più felici perché a e fine so, agosto, agosto, settembre eh, so. i cori sono dormienti, nel senso che vanno in ferie e riprendono poi a metà settembre. Comunque siamo riusciti a mettere in piedi un bel programma e quasi tutte le grandi celebrazioni liturgiche su a Santuario vedono la presenza di un coro. Eh, prima Gianni ha parlato del coro di, di Susegana, ma anche altri cori saranno presenti. Ad esempio, la serata in cui eh, Marco Zabotti parlerà della santità, ci sarà il coro di Barbisano, che è un coro di tutto rispetto. Che introdurrà la serata con tre canti, devo dire che quasi tutti i cori che ho incontrato a cui ho chiesto di partecipare mi hanno risposto in condizionamento con sì pieno, soltanto entusiasti, eh. entusiasti, soltanto eh, avevano qualche riserva per il periodo che non entrei più felici perché sono ancora in ferie. Allora volevo eh, ricordare alcuni cori che animeranno. La, la liturgia sul Santuario di Sant'Augusta per esempio oltre al coro di Seravalle beh, che canterà poi ha eh, già cantato ci sarà il coro parrocchiale di di Colalbrigo ci sarà il coro dell'Accademia Tettacordo diretto da Maria Grazia Marcon che canterà il coro di eh, la chiesa di Seravalle ci sarà il coro CAI di Vittorio Benito, diretto da Eleonora Posamai, il coro Giovani di Meschio con Alberto Bonato, il coro col di Lana, diretto da Sabrina Carraro, poi eh, vorrei dire che il coro dell'unità pastorale di Valle dei Fiori, Carpesica e Formeniga, che da me è diretto, poi il coro parrocchiale di Trichiana, il coro di Anzano diretto da Paolo Stefano, che incondizionatamente mi ha detto subito di sì, salvo appunto la disponibilità dei cantori. Poi c'è il coro di Colle Umberto, diretto da Beatrice Fioretti, che è subentrata anche nella Corale San Salvatore a Maria Grazia Marcon. Infine c'è il coro della Cattedrale, il 29 settembre, diretto da Alessandra De Giusti, e, e poi ci sarà il coro di Caeco diretto da Alessio Lavina che verrà giù dall'Alpago per cantare e accompagnare la messa eh, celebrata da Peziolo. siamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento Gianni reclama il microfono l'obiettivo più bello poter nel tempo aggregare e sentire tutti i cori della Dioteri eh chissà chissà che eh, questo non sia possibile. Allora, io ringrazio gli ospiti, cedo per 30 secondi il microfono a Don Michele perché insomma, abbiamo dato eh, i numeri, abbiamo dato le date, abbiamo eh, raccontato quali saranno anche alcuni dei celebranti e eh, alcune delle novità di questa edizione, una tra queste i cori che andranno ad impreziosire le celebrazioni liturgiche già eh, la, il santuario di Santa Augusta è un gioiellino, possiamo dire, e già va visitato e si crea un'atmosfera molto eh, particolare di raccoglimento nel, nel, eh, durante insomma, le celebrazioni liturgiche. Però, insomma, appunto, il microfono è per Don Michele, l'invito ai nostri eh, telespettatori, dopo avervi dato tutte queste informazioni, qual è? Sì, cari telespettatori, nel congedarci... Eh, vi salutiamo, ma soprattutto vi invitiamo ad onorare con gioia Santa Augusta e ad imitarla nella sua carità. Ecco, molto bene. Grazie agli ospiti, grazie a Don Michele, grazie a Gianni Carminati che ha organizzato un po' il tutto, grazie a Camillo De Biasi che invece si è occupato della parte corale. E appunto mi unisco all'invito di Don Michele, saliamo tutti quanti al santuario di Sant'Augusta e per chi non potesse eh, salire, ovviamente ci sarà anche la presenza della nostra emittente televisiva che eh, vi renderà partecipi sia della celebrazione del 18 sia delle celebrazioni nel giorno di Sant'Augusta, e quindi il 22 agosto. Buon proseguimento con la nostra programmazione.